Bene, allora tocca a me iniziare. Sono Maurizio Renis e lavoro nella medicina del presidio ospedaliero di Cava dei Tirreni. E in effetti con l'amico Alfonso Schiava ho organizzato questo incontro sull'equilibrio acido basico e l'emogasa analisi, per la verità nell'ambito di una scia di incontri che già abbiamo proposto, sempre con Alfonso, anche negli anni precedenti, in diverse sedi. Quindi saluto tutti voi calorosamente per l'accoglienza che farete, insomma, a questo corso e cedo immediatamente la parola ad Alfonso per la prosieguo della presentazione. Prego. Bene, innanzitutto ringraziamento alla FAB, al Padre Leone, che invitiamo subito a fare un saluto per la concessione di questo luogo straordinario per poter parlare, noi diciamo, dell'equilibrio acido-base nella casa dell'equilibrio degli equilibri. E poi ringraziamento a coloro che permesso questo ampliamento di un'idea che abbiamo avuto qualche anno fa con Maurizio, che sono sponsor che potete conoscere direttamente. Poi un ringraziamento al nostro primario che dirige la medicina dell'ospedale di Cava, che è qui per presentare questo corso che noi vogliamo intendere come uno scambio di esperienze su un esame straordinario che è l'emogasa analisi, fa parte di quegli esami che si fanno al letto del paziente con risposte immediate. Cercheremo con voi di capire come ampliare il modo e il sistema per servirci sempre di più di questo esame che aiuta veramente. Dopodiché io chiamerei subito il padre Leone per un saluto e il dottore Vittorio Salvatore per aprire i lavori che ci vedranno impegnati fino a oggi pomeriggio con qualche interruzione ovviamente del coffee break, del light lunch, ma anche un'interruzione che sarà una piccola sorpresa che vi abbiamo voluto riservare. Prego. Grazie, piacere che do il saluto al gruppo di medici riuniti a nome della comunità monastica, ma più che il saluto voglio dare, come dire, l'atmosfera nella quale svolgerete i vostri lavori e naturalmente chiedo ispirazione a San Benedetto. Molti di voi conosceranno il capitolo 36esimo della regola, vi leggo solo l'inizio e poi chiudo. Degli infermi si deve avere cura prima di tutto e a preferenza di un'altra cosa, sicché davvero si serva a loro come a Cristo in persona. Infatti, egli disse qui fermo e mi visitasse, ed anche quel che avete fatto uno di questi più di questi piccoli l'avete fatto. Allora, buona giornata e buon lavoro. Sono particolarmente contento di introdurre i lavori di questo convegno perché sono l'espressione di un gruppo di lavoro, di fatto oggi, come posso dire, nel programma scientifico parleranno quasi tutti i miei collaboratori, quelli che non parlano è perché sono impegnati in turni di guardia di reparto. E potrete vedere come la qualità personale dei dirigenti medici che lavorano nella mia divisione sia veramente molto alta. Il gruppo quindi che ho diretto fino ad oggi è effettivamente un gruppo che, indipendentemente da quello che accadrà, è un gruppo che si farà valere perché ha qualità professionale
e sostanza. Le parole dell'abate mi facevano riflettere sul fatto che effettivamente la cura dei pazienti dovrebbe essere straordinariamente presente a tutti i livelli istituzionali. Ma voi sapete, voi che lavorate nella sanità, sapete benissimo le enormi difficoltà che stiamo attraversando nella cura e soprattutto nell'assistenza. So, qui ci sono diversi infermieri, le carenze di personale infermieristico sono veramente l'anello debole attualmente delle strutture sanitarie e delle strutture ospedaliere ad alta intensità di cura, qual è la mia. Però c'è una, come posso dire, questi momenti dedicati alla cultura, all'approfondimento di metodiche che noi usiamo e che sono importantissime per dirimere quadri talvolta complessi, sono, come posso dire, il nostro momento di respiro più alto. La nostra mente si apre, effettivamente siamo contenti quando facciamo queste cose. Quindi io non voglio rubare altro tempo a chi ha organizzato il congresso, ai relatori, perché dico sempre che nei congressi lo spazio è dei relatori, non dei moderatori o chi presenta il corso, e quindi passo la parola a Maurizio Renis, che ha la prima relazione. Buon lavoro a tutti. Grazie Vittorio, e andiamo subito a iniziare. Per la verità abbiamo pensato di iniziare con una relazione che non è prettamente scientifica, ma è qualcosa un po' di diverso, cioè praticamente si tratta di qualche slide soltanto sulla storia dell'equilibrio acido-basico. Allora, un'indagine affascinante in continua evoluzione, qualche cenno storico. Ecco, quanti di voi magari hanno già assistito a qualche relazione che abbiamo fatto su questo tema, sanno che ci piace, in particolar modo mi piace iniziare a parlare di questo dell'equilibrio acido-basico citando questa frase, perché è una frase molto sintetica di quello che è proprio il significato intrinseco dell'equilibrio acido-basico, e peraltro è una frase proprio di uno dei padri del moderno equilibrio acido-basico, cioè Anderson, 1908. La più importante ed evidente proprietà del sangue è la sua straordinaria abilità nel neutralizzare grandi quantità di acidi o basi senza perdere la sua reazione neutra, che poi è tutto il significato anche dei vari sistemi tampone e quindi dell'equilibrio acido-basico. Ebbene, dobbiamo dire che gli acidi e le basi sono noti più che altro fin dall'antichità, almeno dal Medioevo, e il concetto viene portato in Europa dalla lontana India attraverso la dominazione araba. In effetti lo stesso termine alcalino deriva dall'arabo alcali, che significa cenere, ad indicare che le prime basi derivavano proprio dalla combustione dei legni, dei legnami. Poi per tutto il Medioevo e anche per i primi secoli dell'Evo moderno si è parlato dell'importanza dell'equilibrio, tant'è che dicevano che la malattia nasce da acrimonie acide et lixiviose, cioè praticamente da un disequilibrio tra acido e base. Importantissima l'invenzione della cartina al tornasole, cioè la cartina indicatore di Boyle del XVII secolo, cartina che assume, lo sappiamo tutti dalla scuola media, una colorazione differente a seconda che è messa in contatto con una sostanza acida, tende al rosso, una sostanza basica tende al blu. E quindi sulla scorta di questo lo stesso Boyle alla fine del XVII secolo parla dell'alcalinità del sangue, cioè in precedenza si pensava che il sangue fosse acido. E definitivamente viene considerato alcalino proprio da Rouel alla fine dello stesso secolo. Ecco, un grosso contributo alla conoscenza di questa branca medica viene fondamentalmente purtroppo da un'epidemia, l'epidemia di colera dei primi decenni del XIX secolo. Quando questa epidemia raggiunge l'Inghilterra, fondamentalmente, viene pubblicato questo importante articolo sull'Lancet, in cui per la prima volta si parla dell'ispissatio sanguinis, cioè praticamente di questo sangue molto denso, proprio perché ha perso acqua ed elettroliti. E si comincia anche a pensare che magari somministrando acqua e sali ci sarà la possibilità di salvare delle vite.
Però allora non c'era la possibilità di farlo e non c'era neanche la conoscenza di quanto liquido e di quanti bicarbonati potessero essere persi, per cui si deve aspettare poi un secolo, 1910, per iniziare queste terapie infusive per migliorare drammaticamente la prognosi di questi pazienti. Poi, vabbè, 1916, prima individuazione di una acidosi metabolica, e una pietra miliare invece nella storia dell'equilibrio acido-basico è questo libro di Gamble, 1939, perché è il primo trattato che affronta in maniera scientifica e matematica l'equilibrio acido-basico. Quindi, per quanto riguarda la prima dimostrazione di una tossicità da un acido, è quella di Minkowski nel coma diabetico. E poi invece, fine del XIX secolo, c'è la dimostrazione dell'aumento dell'acido lattico in soggetti che erano anemici oppure che avevano insufficienza respiratoria, quindi la correlazione dell'aumento dell'acido lattico in condizioni di ipossia. Successiva dimostrazione della produzione di acido lattico in contrazione muscolare in anaerobiosi, si riesce a capire che l'acido lattico è il prodotto terminale del catabolismo anaerobico. Ed infine, quindi dimostrazione dell'acidosi uremica, è la prima alcalosi patologica, invece viene documentata da Hasselbalch nel 1911, in un paziente che faceva una quantità eccessiva di bicarbonati rispetto al suo fabbisogno. Cedo la parola a questo punto, per quanto riguarda il prosieguo di questo breve excursus, all'amico Alfonso. Grazie Maurizio. Un altro poco di storia. Vediamo se, ecco qua. I primi tentativi di dosaggio dell'ossigeno e dell'anidride carbonica nel sangue furono fatti da Boyle e Bunsen con una pompa che creava un sottovuoto in seguito ci sono stati studi di rilevante importanza sull'analisi quantitativa di ossigeno e anidride carbonica e ci fu anche l'intuizione che l'anidride carbonica non fosse prodotta nel polmone. Questo risale al 1837. Ancora ci fu un'intuizione che probabilmente il meccanismo fisico per il trasferimento dell'ossigeno dall'aria atmosferica al sangue non era qualcosa che poteva soddisfare tutta l'ossigenazione del sangue. Questo fu fatto nel 1857 da Meyer. Ma poi ci fu questo signore, Sir Archibald Vivian Hill, che vinse il premio Nobel nel 22, che riuscì anche a capire come l'emoglobina si lega all'ossigeno e scoprì quello che si chiama legame cooperativo, di cui parleremo dopo, e che spiega un poco qual è il comportamento della emoglobina e perché l'emoglobina non è soltanto un deposito di ossigeno, ma anche una diciamo una struttura tampone che ci permette di vivere. Ancora poi ci fu la scoperta che una parte dell'anidride carbonica si lega all'emoglobina e che gran parte di essa invece è presente sotto forma di bicarbonato nel sangue. E ancora ci fu nel 1909 Anderson che scoprì questa relazione tra gli ioni idrogeno, gli ioni bicarbonato e il livello di anidride carbonica e venne fuori la reazione di Anderson-Cassirer. Il concetto di pH fu introdotto da Sorensen nel 1909, pH significa peso dell'ossigeno, con questa formula logaritmica che permette di evitare di usare numeri con zeri e infiniti, enormi. Ancora, l'equazione di Anderson nel 1910 da Hasselbalch fu trasformata in quella che poi noi conosciamo essere l'equazione attraverso cui otteniamo il pH. Ancora, il contributo di poliomielite che si verificò a Copenaghen negli anni 50 ha contribuito ulteriormente a studiare questi fenomeni, perché erano tutti pazienti che morivano in genere per insufficienza respiratoria. Fu introdotto il polmone d'acciaio e si sono fatti un sacco di studi in quel periodo, ma si fece molta
confusione tra acidosi respiratoria ed alcalosi metabolica. Ancora andando avanti, nel 1954 si introdusse l'elettrodo per determinare la pressione parziale di ossigeno e di anidride carbonica nel sangue. Il concetto di bicarbonato standard è del 1956, un concetto che cercava di dare una dritta su come interpretare i dati che venivano fuori. E nel 60 fu introdotto il concetto di base excess, però sono stati gli americani con la teoria del compenso atteso che hanno prodotto una sistematizzazione per l'interpretazione dei vari difetti, delle alterazioni di cui parleremo dopo, con il concetto appunto della teoria del compenso atteso. Dovete sapere che su questi problemi ci sono delle diatribe e dei conflitti enormi, e infatti è venuto fuori un altro cristiano che ha detto: no, io ho scoperto come si fa per capire semplicemente dalla striscetta e dai numeri come sta l'ammalato, ed è questo Stewart che nel 73 introdusse la teoria SID dello Strong Yield Difference, in base alla quale si potrebbe, saputa la quantità di alcuni acidi cosiddetti forti, alcuni acidi deboli, capire come sta il paziente. In realtà questa teoria poi alla fine non ha avuto, diciamo, il beneficio di molti, non viene molto seguita, e noi infatti vi proporremo quella che ci sembra, ma è che è anche la più accettata, la migliore, che è quella del compenso atteso. La storia ci ha insegnato che la conoscenza in ogni campo si accresce col tempo, la continua evoluzione aggiungerà sicuramente mistero e fascino a un capitolo della fisiologia tra i più complessi ma anche tra i più belli, che è appunto l'equilibrio acido-base, e noi speriamo oggi di farvi nascere le stesse curiosità ed interesse che sono nati in noi qualche anno fa. Vi ringrazio.